Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 7 marzo 2024, Santa Felicita. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. La scuola di danza New Performance di Ostuni è in festa. Le giovani e piccole allieve degli stili modern, classico e neoclassico hanno conquistato i primi posti del concorso Danze Italia svoltosi a Bari e accedono tutte alla finale in programma il prossimo 18 e 19 maggio a Roma. Nell'occasione una borsa di studio è stata vinta da Maria Chiara Roma e la ballerina e coreografa Corinne Cinieri si è aggiudicata il primo posto da solista nella categoria Danze Contaminate. Il ricco bottino di medaglie è stato celebrato nel pomeriggio di ieri presso le sale della scuola di danza, alla presenza a sorpresa delle famiglie e del sindaco Angelo Pomes. Un momento emozionante per le allieve che hanno ricevuto in dono parole di encomio, abbracci e messaggi di incitamento per la finale che disputeranno a Roma. Il servizio. È festa oggi. Queste sono le ragazze che hanno vinto i molteplici premi al concorso. Hanno ottenuto primi, secondi posti, le piccole anche il terzo posto. Sono tutte qualificate per andare alle finalissime a Roma e noi siamo molto contenti. Ringraziamo soprattutto le famiglie per aver contribuito alla partecipazione di questo evento. Il tifo è stato grande. Il nostro obiettivo adesso è portarle a Roma, alla finalissima, sperando di portare a casa anche altri premi. Ed in più ci stiamo preparando per lo spettacolo di fine anno, Universal Connection, che si terrà il 27 giugno del 2024. Il concorso è stato un sacco emozionante, mi sono divertita un sacco, mi sono emozionata un sacco. Sono molto contenta di questa esperienza, l'abbiamo passata tutte insieme, siamo un gruppo molto unito. Andremo a Pompei a fare uno stage, io personalmente. Tutte insieme andremo a Roma alla finalissima. Sono molto emozionata, sono molto contenta. È stata una grandissima soddisfazione per noi vincere questi premi. Io sono la loro insegnante, la loro coreografa e ballo anche con loro. È un'emozione grandissima ballare sul palco con queste ragazze che mostrano ogni giorno una grande dedizione alla danza. E questa è una cosa che per me, che amo la danza e la insegno, è una cosa grandissima, avere delle allieve che amano la danza come me e che si impegnano come tutti noi, lavorano sodo, e queste medaglie sono davvero meritate, soprattutto per il lavoro che le ragazze hanno fatto. Vi salutiamo. Ciao. E ci vediamo alla prossima. Era il 7 marzo del 1991. 25.000 albanesi in cerca di libertà invasero le nostre coste, affamati e infreddoliti in cerca di libertà. Sono trascorsi 33 anni. Gli ostunesi aprirono le loro case, la gente semplice accolse quegli sconosciuti che facevano anche paura. Si scatenarono campagne di odio, ma l'odio non ha vinto. Ha vinto lo spirito di generosità e lo spirito di solidarietà della nostra comunità. Ricordare a tutti noi quel gesto di grande sensibilità, disponibilità e accoglienza identifica il nostro tratto identitario. Convocato oggi alle 16 in sessione straordinaria il Consiglio Comunale di Ostuni, 7 i punti all'ordine del giorno. Questa sera alle 21 presso Palazzo Roma in scena la commedia Vicini di casa con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, affiancati da Alessandra Acciai e Alberto Giusta, una commedia libera e provocatoria che indaga con leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. Prossimi al matrimonio Iegenia e Angelo. Felicitazioni ai futuri sposi. Seconda puntata quest'oggi di Viva la Vida, il nuovo programma radiofonico del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, in onda alle 16.30 su Radio Ostuni e in Radio Visione.
I ragazzi ospiti in studio esprimeranno la propria opinione, il loro punto di vista, le proprie riflessioni in merito alle buone notizie. Il tutto sarà condito da buona musica e interessanti rubriche. Conducono Renato e Adriana. La Camera di Commercio di Brindisi è stata accorpata a quella di Taranto come nuovo soggetto giuridico dei due enti camerali. Tra i 33 membri del nuovo Consiglio Camerale vi è anche un ostunese, Michele Piccirillo, nel settore commercio. Ad Ostuni in programma un nuovo appuntamento nell'ambito della rassegna Candlelight presso la chiesa di San Vito Martire domenica 10 marzo con spettacoli alle 19 e alle 21. Si esibirà il quartetto d'archi Gershwin con il rock dei Coldplay e dei Queen, evento organizzato dall'associazione Jazz Friends in collaborazione con il comune di Ostuni e con l'istituzione museo della nostra città. Prenotazioni al 333-669-7260. La farmacia Matarese effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Temperature stazionarie, venti deboli, mare poco mosso. Citazione odierna: errare è umano, perseverare è diabolico, mandare a quel paese è terapeutico. Grazie per aver preferito la nostra informazione.